Ciao, sono Surfa ed eccovi un nuovo episodio di Curiosity in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Oggi vi parlo di un giovane talento che è tra i calciatori più quotati del mondo. È francese, gioca nella Juventus, quindi eccovi la lista delle 10 cose che forse non sapete su Paul Pogba. Paul non è l'unico calciatore in famiglia. I suoi due fratelli, Florentin e Mattias, sono calciatori professionisti ed anche suo zio Riva lo era. Quest'ultimo lo allenava gonfiando i palloni più del normale per stimolare la potenza nelle sue gambe. Quando abbandonò lo United perché lì non trovava spazio, Ferguson si infuriò con lui e diede la colpa a suo agente Mino Raiola, dicendo che il loro incontro fu un disastro. Il suo soprannome, Polpo Paul, gli è stato dato per le sue lunghe gambe, paragonate ai tentacoli di una piovra. Paul era il polipo che indovinava i vincitori delle partite dei mondiali del 2010. Da piccolo era soprannominato la pioche, ovvero il piccone. Paul è celebre anche per i suoi tagli di capelli eccentrici. Prima di Juve-Napoli, infatti, si è fatto dipingere una sfera Pokémon sulla testa perché voleva catturare tutta la squadra avversaria e superarla in classifica. Nel 2009 è stato venduto dalle Havre allo United. Il club francese ha poi denunciato l'inglese alla FIFA perché avevano promesso 87.000 sterline e una casa alla famiglia del calciatore. Le due squadre poi si sono accordate privatamente. Durante i mondiali del 2014, Paul è stato eletto miglior giovane della competizione, superando Sterling e Götze. Nonostante sia stato un calciatore del Manchester United, ha giocato solo un'ora in Premier League. Ha disputato 3 partite, contro i Wolves, Stoke e West Brom, partendo sempre dalla panchina. Pogba indossa il numero 10. L'anno scorso, contro l'Atalanta, ha disegnato di fianco al 10 un 5+1, ovvero 6, che era il suo vecchio numero alla Juve. Lo consigliò al motivatore di Bonucci per alleggerire un peso di una maglia che lo condizionava troppo. Anche le sue sostanze sono famose. L'anno scorso i suoi gesti, dopo le ridisegnate, si ispiravano al rapper francese Caris, mentre quest'anno festeggia con la Dub Dance, una mossa inventata dal gruppo rap americano Migos. Da poco è passato da Nike ad Adidas per 5 milioni. È un grande fan delle Yeezy 350 Boost, le sneakers realizzate da Kanye West, di cui si è fatto fare un custom di colore rosso dal Rudne Store di Parigi. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Pogba, ed anche se sono interista è un piacere vederlo giocare in Italia. Ora non vi resta che seguire l'insovraimpressione, condividere il video, commentarlo e ci vediamo sempre qui la settimana prossima su gazzetta.it per un nuovo episodio di Curiosity.